Buonasera a tutti e benvenuti al webinar di Urme dedicato alla sicurezza. Innanzitutto vi voglio ringraziare a nome di Urme e a nome mio per la disponibilità e il tempo che ci state dedicando. Mi presento, sono Diego Grotto e faccio parte del team dei specialisti tecnico-commerciali. Prima di iniziare, vi informiamo sul funzionamento dell'applicativo col quale si svolgerà il corso. Per chi utilizza un computer potrà aprire la dashboard con la freccia arancione in alto a destra e nella sezione domande potrà inviare delle domande con richieste di informazione allo staff, che risponderà quanto prima. Sempre nella dashboard, nella dicitura documenti, potrà scaricare le slide di presentazione. Per chi utilizza dispositivi mobile, troverà nella sezione domande in alto sulla destra, selezionando l'icona punto interrogativo. Sempre in alto sulla destra troverete un'icona libro dove potete scaricare la documentazione. Durante questo webinar verranno formulati dei sondaggi ai quali siete pregati di rispondere la soluzione corretta e premere il tasto invio. Oggi parliamo dell'argomento 1051, la nuova soluzione per antintrusione senza fili adatto per gli appartamenti, case indipendenti, esercizi commerciali, garage e chi più ne ha più ne metta. Mi faranno compagnia due persone. La prima è Pierluigi Cogoi, storico venditore Urme per il Friuli Venezia Giulia. Ciao Pierluigi. Eccolo, ciao, scusatemi questo piccolo ritardo, ma è il mio primo webinar e devo prendere un po' le misure. Grazie per la presentazione. Io questa sera mi occuperò della parte commerciale di questo webinar e vi dirò che sono lusingato di poterlo fare perché andiamo a presentare una soluzione wireless che la considero di importanza strategica per tutte le imprese che vogliono fare strada con l'installazione di impianti di antifurto e di sicurezza. Lo vedrete, questo è un antifurto wireless di taglio professionale, quindi un antifurto che si distingue con delle soluzioni di integrabilità e di interazione che sono sicuramente di alto livello. Quindi credo di poter dire che vi offriamo un prodotto ideale anche per i professionisti che vogliono comunque distinguersi anche nell'installazione di impianti wireless. Dunque, vi auguro buon lavoro e ritorno, ripasso la parola al collega Diego. Grazie Luigi, questa sera Prego. avremo anche un ospite, Giancarlo Marchiol della ditta LG Elettrotecnica del Friuli Venezia Giulia, nonché cliente di Pierluigi Cogoi. Buonasera a tutti, sono Giancarlo Marchiol della NG Elettrotecnica, grazie della presentazione. Ripassiamo di nuovo un attimo, Pierluigi, cosa dici se andiamo a testare i nostri ospiti facendogli Certo, una piccola semplice domanda? col primo sondaggio, certo. Quindi appunto vogliamo conoscerci, vi chiediamo facciamo questa domanda, sei un cliente che installa antifurti Urmet? Soluzione sì, installo Zeno, sì, installo il sistema filare 1068, sì, installo entrambi o no, installo Urme. Quindi partiamo, diamo un po' di tempo per poter rispondere. Vogliamo conoscere, sapere insomma quali sono i vecchi amici e i nuovi amici che sono quindi i benvenuti. Bene, direi che possiamo. Possiamo vedere quali sono state le risposte. Molto bene. Quindi un 6% di voi installa l'antifurto Zeno, un 12% installa il 1068 e abbiamo molti amici con un 47% e anche per fortuna dei nuovi amici che non conoscono ancora i nostri sistemi e quindi con molto piacere questa sera offriremo a loro l'opportunità di conoscerli. Prego, Diego, ti ritorno la Grazie parola. Pierluigi. Molto bene, andiamo avanti. Oggi chiaramente è il lavoro sia di Pierluigi che il lavoro mio aspirare tutte le richieste che il mercato finale, quindi l'installatore, ha, riportarle in azienda. Quindi siamo partiti dall'installazione
dall'esigenza di mercato di avere un sistema antifurto ibrido, quindi che ci permette di avere sia una centrale filare, ma allo stesso tempo magari una centrale radio. Stessa cosa per quanto concerne l'elasticità nella configurazione degli ingressi, con magari più ingressi ritardabili in zone diverse, sia filari magari che radio. Abbiamo l'esigenza di avere antifurto e TVCC integrato in molti casi, magari nel sistema via radio di antifurto. Abbiamo sia la possibilità di mettere delle telecamerine, ma sono magari delle fotocamere e non delle vere e proprie telecamere che possono registrare e mandarmi in tempo reale sia l'allarme che l'immagine video di cosa sta succedendo. Ovviamente deve avere un prezzo contenuto, perché ovviamente altrimenti il gioco non vale la candela, ma soprattutto lato installatore avere un'unica piattaforma di configurazione, perché talvolta è ovvio che imparare un sistema di configurazione e poi magari trovarci con una nuova soluzione interessante e dobbiamo rimparare tutto da capo, chiaramente diventa un po' più difficile da gestire. Da come siamo partiti? Chiaramente il marketing Urmet è partito da quello che ha in casa, e quindi dalla nuova centrale 1068010, che è la nostra nuova centrale di punta, bus multifunzione. Lei parte da 10 ingressi espandibili a 66, poi vedremo tutte le varie caratteristiche, parzializzabile su 8 zone, con grado certificazione grado 2. Abbiamo preso la centrale Zeno, quindi tutta la parte di componentistica radio, in cui abbiamo appunto la centrale Zeno che ci fa la gestione dei dispositivi, anch'essa grado 2, e li abbiamo messi insieme. E ne è uscita la fusione realizzando questo nuovo kit wireless multifunzione GSM-IP integrato. Da cosa è composto questo kit? Questo kit è composto da un kit 1068/010R, che in realtà è un pezzo unico, che poi vedremo cosa contiene, una tastiera per eventuale configurazione che può essere messa direttamente a bordo centrale, un infrarosso passivo, un contatto magnetico e un telecomando. Quindi tutto sommato il kit fa pensare proprio al kit Zeno, quindi io ho la centrale con la mia tastiera già messa, che posso metterla a bordo centrale, e poi un infrarosso, un contatto magnetico e un telecomando. Andando a vedere bene come è fatto il 1068/010R, in quanto è un nuovo codice, abbiamo inserito questo nuovo codice perché all'interno della centrale andiamo già a posizionare tutti i dispositivi vettoriali per la comunicazione, tra cui l'interfaccia IP, quindi quella interfaccia che ci permette di connetterci poi da remoto tramite l'app utente finale o per fare la programmazione dell'impianto, l'interfaccia GSM, quindi la possibilità di comunicare gli allarmi anche in maniera vocale o tramite SMS, in più il modulo radio direttamente innestato già a bordo telecamera, a bordo centrale. Quindi noi, acquistando il codice 1068/010R, abbiamo questi tre pezzi, oltre che la centrale, già inseriti. Bene, prego. Ti prendo appunto la parola perché facciamo un altro sondaggio per mettere a fuoco quello che abbiamo appena detto. Bene, allora, la centrale 1068/010R, che ci è stata raccontata, cosa prevede al suo interno per comunicare verso l'esterno? Interfaccia IP e interfaccia PSTN, la prima soluzione, interfaccia IP, interfaccia GSM/GPRS e interfaccia radio, o solo interfaccia radio più interfaccia IP. Lasciamo trascorrere un po' di tempo, questa è una domanda che serve per capire la possibilità di interagire con l'esterno di questo sistema, possibilità sempre più determinante per poter vendere gli antifurti con le richieste che arrivano dal mercato. Credo che i 30 secondi siano trascorsi, vediamo bene. Direi che
Per quasi tutti è chiaro la composizione del kit. Interfaccia IP, interfaccia GSM, GPRS, interfaccia radio sono contenuti nel kit, 92% quindi ha risposto correttamente. Interfaccia radio, interfaccia IP l'8%, mentre la soluzione col PSTN nessuno lo ha indicato. Prego, Diego. Grazie per Luigi. Quindi dalla slide, come potete vedere, appunto questo nuovo kit ha il 1068/010R più viene inserito anche la tastiera 1068/021, un infrarosso radio, un contatto magnetico e un telecomando, componendo appunto il 1051/911, che quindi diventa una vera e propria soluzione commerciale per andare a realizzare degli impianti che possono essere anche totalmente radio oppure anche degli impianti misti, in quanto la centrale ha già 10 ingressi direttamente a bordo, oltre che delle uscite che posso anch'esse configurare. Andiamo avanti con la slide. Scusate, volevo solo farvi vedere che grazie all'interfaccia IP, rispetto ad altri sistemi che magari via radio hanno le fotocamere, grazie all'interfaccia IP c'è anche la possibilità di avere la verifica video, quindi direttamente tramite delle telecamere URMET installate nell'impianto, o anche la possibilità di avere la verifica video direttamente sull'app utente finale. Facendo qualche calcolo direttamente per quanto riguarda la portata radio, la gettata radio, tranquillamente da tastiera o comunque da PC abbiamo la possibilità di fare anche dei vari test sulla qualità del segnale radio. Diciamo che di base i nostri dispositivi via radio hanno la possibilità di avere una comunicazione bidirezionale con una portata in campo libero di 2 km, quindi anche dal punto di vista dell'affidabilità non ci sono problemi, in quanto insomma vedete che la portata è molto interessante. Per quanto riguarda i vari dispositivi via radio da poter agganciare al kit, oltre a quelli che lo compongono, abbiamo altri infrarossi, infrarosso passivo, infrarosso PET immunity, rivelatore da interno doppia tecnologia, rivelatore da esterno PET immunity, a breve uscirà anche il rivelatore esterno doppia tecnologia. Per quanto riguarda invece gli effetti tenda, abbiamo due tipologie di rivelatore, uno doppia tecnologia effetto tenda da esterno, chiaramente barra interno, quindi da finestra scuro, e l'altro è il 1051/108, che è un rivelatore da interno che ci permette di metterlo all'interno della nostra abitazione, ha la possibilità di avere un effetto tenda molto ristretto e quindi andare a proteggere internamente le nostre abitazioni. Qui abbiamo qualche esempio sul rivelatore effetto tenda, sul campo d'azione del rivelatore stesso, quindi potete vedere che può ricoprire o un unico portone o una finestra o più finestre in contemporanea. Per quanto riguarda i contatti magnetici, abbiamo anche qui diverse soluzioni con una novità: abbiamo il contatto magnetico bianco, colorazione marrone, il multifunzionale e il contatto magnetico inerziale con sensore inerziale. Quindi questa è una novità. Questo contatto magnetico ci permette di fare, oltre che l'apertura e quindi generare un allarme nell'eventualità che qualcuno apra la finestra o una porta, abbiamo anche la possibilità di inserirlo nel punto in cui deve essere installato della finestra, e mi dà la possibilità di avere anche un sensore inerziale, quindi nell'eventualità che ci sia una rottura vetro, il rivelatore porta in centrale l'informazione e quindi genera l'allarme. Per quanto riguarda i 1051/203, abbiamo la possibilità di avere non solo il riporto dell'informazione dell'apertura della finestra, ma anche di avere un contatto filare da poter inserire a bordo. Quindi nel caso in cui abbiamo finestra e balcone o tapparella, anche lì abbiamo il contatto NC filare da poter collegare direttamente nel nostro contatto magnetico via radio, o di inserire l'ingresso tapparella direttamente a bordo del nostro contatto magnetico, specializzarlo come NC oppure tapparella, quindi con le varie sensibilità,
ma oltretutto è programmabile in zone diverse. Il nostro telecomando ha la possibilità di fare attivazione, disattivazione o parzializzazione di alcune zone. Abbiamo anche il tasto più che ci permette di fare un se pigiato più di 3 secondi, di base non è programmato, però può essere programmato, di dare un allarme soccorso. In questo caso il telecomando, grazie poi alla configurazione, possiamo associarlo non solo a tutto l'impianto in attivazione e in disattivazione, ma anche a singole zone dell'impianto, quindi è anche una programmazione, in questo caso grazie all'integrazione 1068 Zeno, molto più elevata e più ampia. Abbiamo il LED di feedback per ricezione del comando, quindi per capire se effettivamente il comando è stato appreso dalla centrale oppure no. Abbiamo anche la tastiera di comando supplementare, nell'eventualità che nell'impianto ci sia l'esigenza non solo di avere una tastiera a bordo centralina, ma di averne anche una remotizzata e laddove non posso tirare fili, ho la possibilità di inserire questa qui, che è sempre a batteria, sempre gettata a 2 km. In più la sirena esterna, che a volte risulta molto interessante, ho la possibilità di andarla anche lei a programmare, quindi in fase di attivazione e disattivazione posso avere un feedback sonoro o sonoro e di illuminazione direttamente dalla sirena esterna, che mi fa vedere se l'impianto viene attivato, disattivato e così via. Feedback, memoria, allarmi e stato impianto. Un altro accessorio che è stato inserito nell'offerta dell'impianto filo barra radio è proprio l'espansione wireless su bus 1068/017. Non è la stessa interfaccia che è caricata di serie all'interno della centrale 1068/010R, ma è un'interfaccia che viene gestita direttamente dal bus, che nell'eventualità può essere messa su qualche scatola di derivazione o proprio volendo anche dietro direttamente la centrale, dove io direttamente da questa interfaccia ho la possibilità di acquisire ulteriori dispositivi via radio. La centrale 010 ne può inserire 2, la centrale 010R 1, in quanto una schedina ad inserimento rapido è già a bordo sulla scheda madre della centrale. Quindi vediamo l'architettura del sistema. Qui abbiamo appunto la nostra centralina con le 3 interfacce caricate direttamente a bordo centrale scheda madre, viene inserito ognuna in ogni slot. Con un'interfaccia radio possiamo arrivare a un massimo di 28 ingressi radio, 8 telecomandi, 4 tastiere radio e 4 sirene radio esterne. Il tutto può essere chiaramente interfacciato col discorso TVCC, NVR, App, URM e Secure se l'impianto è connesso in rete, quindi senza problemi. Un ingresso in sabotaggio, 2 uscite relè, quindi contatto pulito, e 5 open collector. Prego Pierluigi. Ottimo Diego, ottimo. Direi che possiamo utilizzare il prossimo sondaggio per riepilogare quelle che sono le capacità, le dimensioni di questo sistema antifurto wireless. Quindi la domanda è la seguente: con il solo kit, quindi con il materiale presente dentro il kit 1051/911, quanti ingressi filari e radio totale posso avere a disposizione? Le 3 possibili soluzioni che proponiamo sono 10 filari più 15 radio, totale 25, 5 filari 28 radio, totale 33, oppure 10 filari più 28 radio, totale 38. Quindi lasciamo un attimo di tempo per rispondere a questo quesito e vediamo quanto è stata sufficientemente chiara l'esposizione che vi abbiamo proposto. Bene, direi che è stata piuttosto chiara. Abbiamo quindi l'89% di voi che ha risposto per 10 filari e 28 radio, mentre il 9% 5 filari 28
8 radio e il 3, solo il 3%, 10 filari e 15 radio. Quindi, ok, procediamo con la presentazione. Grazie Diego. Grazie Pierluigi. Non avevo detto apposta i 10 ingressi filari per capire se effettivamente il concetto della centrale era chiaro. Molto bene, andiamo avanti. Configurazione massima del sistema. Abbiamo due possibilità, in quanto sì, il kit di base nasce con un modulo radio a bordo, volendo che è il 011, volendo posso mettere anche un modulo radio esterno, che è il 017, quindi due codici diversi, e qui riesco ad arrivare fino a 56 ingressi radio, 16 telecomandi, 8 tastiere e 8 sirene esterne. Ovviamente in questo caso utilizzando anche i 10 ingressi filari che ho a bordo della centrale riuscirò ad arrivare a 66 ingressi filari barra radio totali, quindi ho 66 ingressi disponibili. Posso usare tutti gli ingressi filari, tutti gli ingressi radio. Come vedete, nella parte sottostante abbiamo messo come opzione la possibilità di avere 7 espansioni filari, come la possibilità di avere eventualmente degli inseritori filari direttamente tramite un bus primario che ha la possibilità di avere una gettata di 400 metri. Quindi sì, nasce questa nuova soluzione commerciale, ma può essere adattata come meglio è richiesta. Attenzione, qui mi dà sempre la possibilità di arrivare a massimo 66 ingressi filari barra radio, in quanto invece di mettere questo in linea generale, insomma, perché comunque esistono anche dei kit dove non c'è già la scheda radio a bordo, la 011 direttamente a bordo centrale, io potrei mettere i due moduli radio direttamente sul bus, quindi le 017. In questo caso riusciamo ad arrivare a 58 ingressi via radio, quindi che è la massima estensione del sistema. Il totale rimane sempre 66 ingressi totali. Le funzionalità e le caratteristiche del sistema, chiaramente le funzioni radio che possiamo avere e soprattutto la specializzazione degli ingressi, che magari negli ingressi di centrali full radio sono più ristretti. Qui abbiamo la possibilità di avere un ingresso istantaneo, ritardato, primo ingresso, ultima uscita, un ingresso percorso, un ingresso di preallarme. Il tipo di ingresso chiaramente può essere messo in NC, inerziale oppure tapparella, come avevamo visto il contatto magnetico. C'è la possibilità di avere anche degli ingressi ausiliari, quindi la comodità se l'impianto via radio magari viene messo in un negozio, avere la possibilità, se apro la porta d'ingresso del negozio, avere un gong tramite il trasmettitore, l'ingresso del contatto magnetico via radio o il contatto magnetico stesso via radio, avere la possibilità di gestire un gong direttamente in tastiera. E la possibilità di specializzazione delle uscite. In molti casi, questo è fondamentale, ci chiedono molto spesso la possibilità di avere la specializzazione e l'utilizzo delle uscite direttamente di una centrale full radio. In questo caso, avendo la soluzione ibrida, la centrale permette già di serie, la 010 nello specifico, di avere due uscite a contatto pulito e 5 open collector. Quindi 7 uscite direttamente in centrale, la prima lo utilizzo nell'eventualità e ci fosse esigenza di mettere la sirena esterna filare, in quanto in molti casi molti lo richiedono di avere una centrale full radio, però la sirena esterna, visto che magari a livello di costo costa un po' di più quella radio rispetto a quella filare, e in molti casi o c'è già la predisposizione o la centrale viene posizionata in un punto e faccio un foro col muro e vado direttamente all'esterno, magari un piano rialzato, metto la sirena esterna filare e quindi vado anche a un'ottimizzazione del costo da questo punto di vista, oltre che la possibilità di gestire tutta una serie di uscite per vari ed eventuali. Per quanto riguarda gli ingressi filari, visto che la centrale ha anche 10 ingressi filari, c'è la possibilità, oltre che la specializzazione in quelle via radio, abbiamo anche la possibilità di avere degli ingressi tecnologici di soccorso, di ingresso chiave, quindi possibilità tramite un ingresso di azionare
l'attivazione di qualche zona di impianto, diventa comodo magari per azionare o per attivare o disattivare il perimetrale esterno quando entro in macchina, per disattivare il rivelatore che mi o le barriere che mi vedono la zona d'ingresso del pedonale o del carraio se arrivo in auto. Specializzazione del tipo ingresso con NO singolo bilanciamento, doppio bilanciamento inerziale e tapparella, funzione gong anche qui, e specializzazione delle uscite chiaramente. Non cambia perché il box centrale è il medesimo. Qui vengono raggruppate tutta una sorta di soluzioni e tipologie, ad esempio il tecnologico, basta un piccolo collegamento filare, oppure visto che oggi si parla sempre molto di integrazione, posso riportare tramite dei trasmettitori IOKIS delle informazioni via radio in centrale, e quindi magari ho un rivelatore di antiallagamento in cantina. Nel momento in cui si allaga la cantina, il trasmettitore IOKIS manda un impulso al suo ricevitore collegato all'ingresso della centrale, quindi tutto via radio, e faccio partire tramite un'uscita della centrale la pompa di antiallagamento. Quindi vedete che di soluzioni possiamo trovarne varie ed eventuali. Qui vige la fantasia. Programmatore orario settimanale, anche qui specialmente nel terziario, negli esercizi commerciali è molto richiesto. Magari mi era capitato di fare una visita con un cliente a Parma, dove aveva appunto installato una centrale Zeno e chiedeva il programmatore orario settimanale. In questo caso non abbiamo problemi nel dare la soluzione, in quanto abbiamo la necessità, specialmente nell'orario serale, che può essere anche la soluzione dell'ufficio. Io alle 8 di sera sicuramente nel mio ufficio non c'è nessuno perché sono tutti via. Se qualcuno non si è ricordato di attivare l'impianto di antintrusione, direttamente l'impianto lo fa in automatico. Quindi la classificazione del giorno viene fatta in tre modalità: attivazione delle zone o delle uscite, possibilità di attivare delle chiavi di attivazione del totale impianto o parziale dell'impianto in fasce orarie. Quindi mi dà la possibilità di rendere dei codici e delle chiavi valide solo in alcune ore del giorno, che magari può essere interessante per il giardiniere, che so che in quell'orario e in quella settimana deve venirmi a tagliare l'erba del giardino, e gli lascio l'attivazione e la possibilità di disattivare l'impianto tramite la sua chiave o tramite il suo codice solo in quella fascia di tempo e in quel orario giornaliero e settimanale di cui ne ha necessità. Prego Pierluigi. Ok, sì, passiamo a un sondaggio appunto che è relativo a queste funzioni accessorie del nuovo kit 1051911. La domanda è: nel kit 1051911 c'è la possibilità di fare una programmazione oraria settimanale di automazione automatica dell'impianto? Le possibilità sono sì e no, quindi partiamo con il tempo per rispondere a questa domanda, che evidentemente insomma si proietta su degli aspetti peculiari per una centrale wireless. È un po' come vi anticipavo prima, questa è una soluzione wireless che certamente è ideale per i professionisti che vogliono realizzare dei sistemi antifurto di un certo livello, anche con rivelatori wireless. Ci siamo? Direi, ok, bene, quindi direi che è stato piuttosto chiaro, il 95% ha risposto sì, come effettivamente è possibile, c'è la possibilità di gestire la programmazione oraria settimanale, il 5% ha risposto no. Prego Diego, ti ridò la parola. Grazie Pierluigi, questa domanda diciamo era più che altro per rafforzare appunto l'utilizzo, perché in molti casi ce lo richiedono, e quindi come la possibilità magari del posticipo del comando arrivato all'orario in cui l'impianto deve accendersi, sono le 8 di sera, io sono ancora in ufficio, abbiamo la tastiera che inizia a suonare e a indicarci che dobbiamo uscire, altrimenti abbiamo la possibilità direttamente da tastiera di posticipare l'orario di attivazione dell'impianto.
Le principali caratteristiche che vediamo qui sono sia per l'installatore che per il cliente finale, possibilità di programmare chiaramente l'impianto tramite tablet e quindi tramite un'app scaricabile su Android, unica piattaforma sia per centrale filare e a questo punto anche per centrale wireless 1051/911. La gestione dell'impianto tramite Urme Secure, la nostra chicca d'app che riesce a fare l'integrazione tra allarme e TVCC che poi vedremo, aggiornamento della centrale e periferiche direttamente tramite il tablet, possibilità di memorizzazione su una micro USB dell'impianto, gestione dei dispositivi radio. Partiamo dall'app 1068.7 e l'app di configurazione di programmazione dell'impianto è installabile solo su tablet Android e ci dà la possibilità anche di avere lo storico di tutti gli impianti, perché noi tutti gli impianti andiamo a fare col tablet, abbiamo la possibilità di salvarli su un cloud, rompo il tablet, basta riscrivere l'accesso, quindi l'username e la password, fare un backup e tutti gli impianti che erano caricati nel tablet che si è rotto vengono istantaneamente scaricati nel nuovo tablet. Quindi ho la possibilità di averlo storico e di gestirmi lo storico di tutti gli impianti, cosa che magari da PC non si riesce a fare. Mentre per quanto riguarda l'app utente Urme Secure, e l'app che è installabile sia tramite telefoni Android che tramite telefoni Apple, mi dà la possibilità delle notifiche push, che è chiaramente la cosa più interessante, la possibilità di scenari geolocalizzazione, tutta una sorta di applicazioni che le ho esplicate direttamente qui, possibilità di interagire in maniera istantanea con l'impianto, attivazione totale, disattivazione totale, parzializzazione di impianti, storico delle notifiche, nel momento in cui l'impianto va in allarme mi appare un pop-up che mi dà la possibilità di vedere qual è l'ingresso che mi è andato in allarme e, come parlavamo prima, nel momento in cui l'impianto ha anche delle telecamere TVCC agganciate al sistema Urme Secure, posso agganciare i flussi video direttamente all'app, nonostante magari posso avere un NVR che mi gestisce la registrazione, avere un'app per conto suo per la gestione più peculiare del videoregistratore, ma la cosa che mi interessa nel momento in cui l'impianto d'allarme va in allarme, voglio vedere quale ingresso, quale zona è andata in allarme e avere un riferimento video live, istantaneo nella stessa schermata, per non perdere tempo ad aprire un'altra app e andare a vedere. Tra l'altro in questa app c'è la possibilità, se vado a cliccare direttamente l'immagine che più mi interessa, di andare a vedere sia il live che anche vedere il playback, quindi ho la possibilità di vedere magari i 30 secondi prima per capire bene se la persona magari è andata al di fuori dell'occhio della telecamera, riesco a vedere in maniera peculiare cosa sta succedendo. Prego Pierluigi. Ottimo, bene. Quindi partiamo con il prossimo sondaggio, che è relativo alla integrazione tra i sistemi, appunto. Allora, la domanda è: con il kit 1051/911 e TVCC Urme abbiamo la possibilità di avere una verifica video in live tramite l'app Urme Secure? Le soluzioni sono sì, con la possibilità di vedere live e playback nella stessa app, oppure no. Quindi facciamo partire il tempo e il rullo di tamburi. È evidente che anche questo sondaggio, insomma, è per sottolineare questi aspetti del antifurto wireless 1051/911 che sono molto peculiari. Mi sembra che ci siamo. Vediamo se quali sono le vostre risposte. Bene, ok, è chiaro, direi quasi a tutti, che c'è la possibilità di integrare sistema antifurto wireless con sistemi di videocontrollo in maniera totale, con la possibilità quindi di vedere anche live e playback nell'applicazione Secure.
Grazie Diego, ti ripasso la parola. Grazie Pierluigi, proseguiamo. App sempre URM Secure, questo per fortificare proprio il concetto che in questo caso riusciamo a dare una centrale full radio, ma con tutte le peculiarità sia a livello di protocolli di comunicazione verso il mondo esterno e quindi invio, chiamate, messaggi, pop-up, app e gestione dell'impianto da remoto come avessimo una centrale filare a tutti gli effetti, quindi con dei plus molto più evoluti rispetto alle classiche centrali full radio. Qui abbiamo la gestione degli impianti, sì, perché io tramite l'app URM Secure ho la possibilità non solo di gestire il singolo impianto, ma ho la possibilità di gestire più impianti. Ad esempio, apro la mia schermata principale, vado nel tasto in basso con scritto altro, qui ho la possibilità di gestire i siti, quindi casa al mare, casa in montagna, casa d'utilizzo quotidiano, entro in quel menu e qui sono caricate tutte le mie case in cui ho installato del materiale URME dedicato al TVCC o l'antintrusione. Se vado a selezionare la mia abitazione, nella mia abitazione mi dice che nella casa al mare ho un impianto antintrusione 1068 e un impianto TVCC, quindi ho la possibilità di vedere sia le due cose, sia nel momento in cui c'è un allarme, di vedere in simbiosi cosa sta succedendo, perché ho l'immagine, e quale ingresso mi è andato in allarme. Ho la possibilità della gestione con divisione, quindi vado sempre nel tasto in basso a destra, vado in altro, c'è il simbolo condivisioni, vado ad aprire, ho la possibilità aggiungi condivisioni, tra cui posso dire condividi impianti condivisi da me, dove io sono il master, oppure condivisi con me. Questa soluzione diventa molto interessante dove, ad esempio, io a casa ho un impianto 1068 e quindi ho il mio impianto personale che avrò la gestione io e i miei familiari, e qui in ufficio ho un impianto che è in gestione con degli altri colleghi di lavoro. Qui ho la possibilità di inserire il mio username e il mio codice utente, avere la gestione sia da app che magari dalla mail, e quindi nell'impianto io avrò casa, dove avrò il mio impianto 1068 e TVCC, in più ho ufficio, dove l'impianto dell'ufficio sarà condiviso da me e da tutti i miei colleghi, e dove qui vado direttamente a inserire, lo voglio come notifiche push direttamente sull'app o voglio anche una notifica mail. Data la conferma, il gioco è fatto e quindi avrò i due impianti di cui uno condiviso con i colleghi di lavoro. Ho la possibilità di gestire smart GPS app. Cosa significa questa cosa? Se io aprendo l'app vado nell'iconcina centrale, ho la possibilità di aggiungere delle situazioni, quindi vado ad aggiungere la situazione dedicata e un controllo dedicato. Ad esempio, sono in uscita dalla mia abitazione e voglio attivare l'impianto, tutto l'impianto d'allarme. Aggiungo l'evento. Nell'evento lui mi chiede se in uscita sì, a che distanza, nel momento in cui ti allontani dalla centrale, a che distanza devo eseguire quell'azione? Ho messo a 100 metri e in uscita, quindi allontanandomi in maniera GPS dall'impianto. Questo perché? Perché voi quando andate a programmare l'interfaccia IP della centrale, della 1068, il tablet vi chiede di abilitare il posizionamento GPS. Perché? Perché così l'interfaccia IP capisce in che punto si trova la centrale. E quindi qui può fare tutte le valutazioni del caso. Nel momento in cui io ho confermata chiaramente l'impostazione, nel momento in cui io esco da casa mia, mi allontano più di 100 metri, l'app mi apre un pop-up e mi dice: stai uscendo di casa, vuoi attivare tutto l'impianto? Se io vado a selezionare sì, inserisco il codice e l'impianto mi si attiva. È ovvio che se a casa c'è ancora qualcuno, metterò no. Stessa cosa quando sono in rientro, posso fare anche una soluzione in rientro a casa. Quindi quando il mio telefono si troverà ai pressi,
50, 100 metri, 1000 metri, 5 km dalla centrale, do la possibilità di disattivare l'impianto e quindi ci sarà un pop-up che si apre e quindi direttamente potrò andare a disattivare il mio impianto d'allarme. Oltre che i vari tastini possono essere applicati direttamente nell'ultima, come vedete, nell'ultima schermata ed essere azionati anche in maniera manuale. Qui abbiamo l'app installatore che serve per programmare l'impianto. La cosa molto interessante è la possibilità di fare il backup, come vi dicevo prima, o la possibilità del controllo zone, ma soprattutto, cosa che era molto richiesta dal nostro cliente installatore, la possibilità di interagire con la centrale da remoto. Qui, grazie al cloud, quando la centrale è collegata alla linea internet, perché magari il cliente finale ha l'app, io direttamente da tablet posso connettermi dopo previa autorizzazione del cliente finale, che può autorizzare l'installatore o tramite tastiera o direttamente anche tramite app, e quindi la facilità di abilitarlo non essendo obbligatoriamente a casa, e l'installatore da remoto può collegarsi all'impianto e fare le modifiche di programmazione, programmarla completamente o magari escludere un ingresso, fare qualsiasi tipo di cosa direttamente da remoto, e quindi questo diventa molto molto interessante e apre un mondo da questo punto di vista. Questo punto la parte mia tra virgolette è conclusa, passo un attimo la parola a Pierluigi. Eccomi. Che ci darà le informazioni a livello commerciale. Ottimo, bene, quindi parliamo appunto anche dell'aspetto commerciale, cominciando a presentare quindi una piccola parentesi che riguarda la iniziativa Premiati. Che cos'è Premiati? Premiati è un innovativo programma di raccolta punti che Urmet ha pensato, ha progettato per premiare la fedeltà dei propri clienti. È un'iniziativa che effettivamente sta riscuotendo parecchio successo, quindi credo che molti di voi ci sono già dentro. Ma se c'è qualcuno che ancora non la conosce, insomma, lo vogliamo ricordare. Come funziona? È una cosa molto semplice e molto facile anche da riassumere. Praticamente si tratta di una app, è una app che si scarica gratuitamente dagli store, e dopo aver realizzato un account inserendo i propri dati, basta caricare i punti con il QR code che si troverà sui prodotti Urmet che voi acquistate. Al raggiungimento della soglia desiderata potrete richiedere direttamente a Urmet il premio desiderato. Un ampio ventaglio di premi ricchi che troverete tra l'altro tutti elencati nell'applicazione stessa. Dicevo, molto semplice, non implica quindi la necessità di raccogliere delle carte, di interfacciarsi con i grossisti, è una cosa che praticamente si gestisce sul proprio smartphone. Durata fino al febbraio del prossimo anno, del 2022, quindi c'è tutto lo spazio, tutto il tempo per poter accumulare parecchi punti. Passiamo alla prossima slide, dove ritorniamo sul nostro kit 1051/911, che tra le altre cose è un prodotto che prevede il QR code per la raccolta punti di cui vi ho appena accennato, relativa all'iniziativa Premiati. Il kit che abbiamo già visto praticamente è costituito, come ci ha già detto Diego, da centrale, tastiera, tutti i dispositivi per comunicare verso l'esterno, quindi GSM, interfaccia IP, interfaccia radio, per la gestione dei nostri rivelatori radio, quindi 10 rivelatori radio, 28 rivelatori wireless già predisposti nel nostro kit base impianto. Lo troveremo nel prossimo magazine. Voi sapete che ogni quadrimestre Urmet propone un magazine con delle promozioni, con dei prezzi speciali, quindi lo troveremo nel prossimo magazine con delle condizioni sicuramente molto molto competitive, e vi posso già anticipare che durante il mese di giugno, per una settimana, Urmet realizzerà un periodo promozionale speciale per questo kit, una promozione bilancio
settimana nella quale quindi lo potrete acquistare a delle condizioni decisamente molto molto buone. Ora, rimanendo sul commerciale, vorrei aprire un piccolo dibattito, credo che ci sia una prossima slide, se possiamo. Ok, vorrei aprire non un dibattito, ma passare la parola per un commento e un'impressione a un installatore, il nostro cliente MG Elettrotecnica, che abbiamo voluto invitare proprio perché ci interessava di avere un confronto diretto con chi sul campo è abituato a installare dei prodotti di sicurezza. Quindi passo la parola al signor Giancarlo Marchiol, quale prego di voler anche raccontarci un po' della sua azienda e le impressioni sul prodotto che abbiamo appena presentato. Grazie Giancarlo. Buonasera a tutti, sono Giancarlo, come ha anticipato Pierluigi. Sono titolare della MG Elettrotecnica, un'azienda specializzata nel settore degli impianti di sicurezza. In azienda siamo in 7 tra soci e dipendenti più 2 collaboratori esterni. Ci occupiamo di progettazione, preventivazione e installazione di impianti di antifurto, videosorveglianza, controllo accessi, antincendio e videocitofonia IP. La nostra azienda è nata nel 98, dal 2003 abbiamo iniziato ad installare dei piccoli impianti residenziali di antintrusione. Dal 2013 abbiamo deciso di puntare in maniera più incisiva sulla sicurezza con la formazione dei nostri collaboratori e l'acquisizione di nuovi tecnici. Urmet è un nostro partner importante, abbiamo iniziato con Urmet, stiamo ancora lavorando con Urmet perché è un'azienda che ci ha sempre appoggiato per la nostra crescita, sia professionale, con corsi di formazione, assistenza tecnica, assistenza telefonica, sia nelle attività promozionali con l'aiuto e con la fornitura di pannelli per le fiere e per campagne pubblicitarie che abbiamo fatto, insomma, nella nostra zona. Constatiamo sempre di più che il successo nel settore della sicurezza è determinato dall'attenzione al costante aggiornamento dei prodotti, ossia per esempio l'integrazione, come parlavate prima, dei sistemi per antifurto e TVCC e smart home, sulla connettività dei dispositivi smart, cellulare, tablet e quant'altro, la manutenzione delle apparecchiature da remoto, e la Urmet finora su queste cose, su questi argomenti, è sempre stata a passo con i tempi. Per quanto riguarda la centrale 1068 che è stata presentata, mi pare che sia un prodotto più che affidabile e necessario al mercato, in quanto è in linea, diciamo, con quello che viene richiesto dal mercato stesso. Considerato che nei prossimi mesi si prevede una ripresa anche della domanda degli impianti di antifurto, che i mesi scorsi era un po' calata, un po' causa della pandemia, un po' non lo sappiamo, è interessante sapere che abbiamo a disposizione questa soluzione wireless integrata sulla stessa piattaforma professionale della 1068. Diciamo che la realizzazione degli impianti di antintrusione sempre di più c'è la necessità di avere centrali ibride per il completamento della protezione in maniera professionale. Vorrei fare due o tre domandine che mi sono preso degli appunti riguardo quello che è stato detto prima. Allora, l'applicazione server si interfaccia con tutti i DVR e gli NVR del catalogo Urmet, indipendentemente da più o meno, diciamo, datati? Questo per Diego. Eccomi qua. Sì, ottima domanda, in quanto molte volte si incappa. Allora, di base, nel Promo Magazine, tutti gli NVR che hanno la possibilità di essere inseriti in Urmet Secure hanno un'iconcina che definiscono la fattibilità. Detto ciò, eventualmente c'è comunque la possibilità di sentire il commerciale o direttamente il servizio clienti, e andando a inserire il codice del QR code, questo vige per gli NVR o HVR,
c'è la possibilità di inserirlo nel database del server Urme Secure, quindi nel server che contiene tutti i dati per il collegamento e la triangolazione delle apparecchiature direttamente tra interfaccia dell'NVR o dell'HVR all'app Urme Secure. Quindi questa triangolazione viene fatta grazie a un server e grazie all'inserimento di questo codice QR code. Quindi sì, assolutamente sì. Adesso nel TVCC avremo anche un webinar dedicato dove avremo tutta una serie di prodotti nuovi e tutti i nuovi prodotti saranno chiaramente integrabili su Urme Secure, oltre ad avere la propria piattaforma dedicata di TVCC, insomma. Sì, per quanto riguarda il discorso PC, che è l'ambito mobile. Grazie. Un'altra domanda, piccola domanda. I rivelatori di fumo si possono, sì. Si possono collegare? Come... Sì, allora, siccome la centrale ha la possibilità di avere 10 ingressi filari, avevamo fatto vedere prima una slide che non avevo specificato l'ingresso chiave o il tecnologico, non l'ingresso dell'antincendio, c'è la possibilità di mettere un rivelatore convenzionale con base uscita relè, alimento tramite l'alimentazione che alimenta i rivelatori dell'allarme filare, e nel momento in cui quel rivelatore va in allarme chiude un contatto, quel contatto dall'uscita relè della base lo porto all'ingresso della centrale e lo specializzo come incendio, e quindi a quel punto lì poi posso far movimentare qualche uscita o il combinatore telefonico o l'app per l'invio della notifica. Quindi assolutamente sì, l'abbiamo già fatto in molti casi. Non radio chiaramente, sì, solo no, filare. Caso, perché lì parliamo proprio di sicurezza bella intensa, quindi preferiamo che l'informazione venga direttamente con un rivelatore alimentato, che nell'eventualità che manchi la corrente la centrale riesca a fornire comunque l'alimentazione e un collegamento diretto direttamente al rivelatore. E poi chiaramente per sganciare i QRL del rivelatore basta tirar via tensione per qualche istante all'alimentazione del rivelatore, che si può fare magari con qualche uscita direttamente dalla centrale. Un'altra piccola domanda, poi c'è la possibilità di integrazione con gli Yokis, con lo smartphone Yokis? Allora, in questo caso, col discorso Yokis è integrata solo la Zeno, non è integrato il discorso di allarme 1068. Detto ciò, i nostri bravissimi ingegneri, che saluto, stanno già lavorando per integrare anche la parte di Urme Secure direttamente sull'app Ino. Dunque, la cosa che arriverà. No, fai. Posso fare anch'io una domanda? Con il sistema 1068 e con l'app Secure ho la possibilità di gestire dalla app dei comandi elettrici, i comandi elettrici che sono inseriti nella centrale qui, o nell'espansione della centrale? Questo in molti casi ci veniva chiesto nelle centrali full radio di avere la possibilità da app di gestire delle uscite per fare tutta una sorta di valutazione. Direttamente dalla configurazione delle uscite della centrale 1068 c'è la possibilità di programmare le uscite come programmarle in una maniera tale che direttamente dall'app sia temporizzata, quindi che può funzionare sia da interruttore o da in modo uscita impulsiva, la quale direttamente viene estrapolata nell'app, e quindi c'è un'icona che può essere direttamente gestita dall'app Urme Secure. Quindi nell'app, oltre ad avere la sorta di ingressi dell'impianto, anche la possibilità di avere delle uscite che posso andare ad azionare direttamente in maniera impulsiva o on-off direttamente. Quindi sì, assolutamente sì. Ne ho due a contatto pulito, di cui una generalmente viene utilizzata per la sirena filare, nell'eventualità che non ho la sirena filare, ne ho due a contatto pulito e cinque open collector, che quindi mettendoci un relè le pulisco e posso gestirle come voglio.
Bene, grazie. Quindi possiamo dire che c'è la possibilità di remotizzare dei comandi senza bisogno di aggiungere nessun altro sistema. Praticamente possiamo dire che c'è già qualcosa di integrato nel sistema stesso, nella centrale stessa. Assolutamente. Un dettaglio del poco. Bene, grazie. Aggiungo ancora io una cosa, direttamente su Urmed Group Social c'è la possibilità di avere dei video tutorial che man mano andremo ad ampliare, i quali danno proprio la spiegazione in tre passaggi funzionali di come andare a configurare il nostro impianto, che sia filare, che sia ibrido o che sia solo radio. E questa è un'ultima cosa. Grazie Diego, perché appunto facendo il lavoro di commerciale, quindi io vendo con centrale 1068, faccio i complimenti anche a Urmet e a te che hai realizzato questi tutorial, perché attraverso questi il problema di capire come si programma la centrale direi che è stato praticamente eliminato. Quindi bravi. Grazie. Bene, siamo arrivati ai titoli di coda. Ringrazio Carlo. Ci vediamo, speriamo, vivo quanto prima. Grazie per Luigi. Grazie, grazie a voi. Una buona serata a tutti gli amici che ci hanno seguito e a presto. Ciao. Ciao per Luigi, grazie. Io ringrazio tutti voi, grazie per aver presenziato a questo webinar. Ringrazio tutta la rete commerciale che tutti i giorni porta la bandierina in qualsiasi territorio dell'Italia. Ringrazio Urmet, ringrazio tutta la parte di marketing che ogni volta ci stupisce con dei prodotti e delle novità. Io vi ringrazio anche personalmente. Diamo l'appuntamento al prossimo webinar, che sarà il 16 del 6 2021, sempre dalle ore 18-19. Ci sarà il mio collega Giorgio Garzino che vi parlerà di videocitofonia, sistemi IP e True Voice a confronto. Quindi andremo ad analizzare tutte le varie peculiarità, quando utilizzare un sistema e quando utilizzarlo l'altro, e vedrete che il grande Giorgio sarà il numero uno per poter spiegarvi tutto ciò. Grazie, buona serata e a presto.